Siamo alla quarta mostra di modellismo organizzata all'Auditorium di Santa Chiara. Parliamo con Massimo Cagliero, che è il segretario della sezione vercellese dell'IPMS Italia. Che cos'è? L'IPMS Italia, IPMS significa International Plastic Modeler Society. È un'associazione internazionale di modellismo che è sorta in Inghilterra nel 64 per merito di appassionati del settore. La sezione italiana è sorta in Italia nel 68, 4 anni dopo. Adesso attualmente l'IPMS nel mondo pubblica 14 periodici specializzati a cura delle varie sezioni distribuite nelle 23 nazioni in cui c'è sede della nostra associazione. Come si incomincia a fare il modellista? Il modellista nel senso, diciamo, più stretto della parola, quello che crea il proprio modello. Ma diciamo che è un po' come una febbre, insomma, sono cose che nascono in gioventù generalmente, come tu sai. Io vi ricordo per esempio che ai tempi della scuola, nell'ora di applicazioni tecniche, il maestro ci faceva fare quelle piccole costruzioni, così, e da lì sono nata l'idea di comprare queste bustine. Una volta li vendevano in bustina, queste scatole di montaggio, così si è cominciato. Ricordo i tempi della quinta, quarta e quinta elementare. Poi purtroppo per fortuna la passione non è mai andata smorzandosi, anzi ci si è, come tutti credo, dati da fare sempre di più per immedesimarsi sempre di più in questo hobby e cercare di portarlo, insomma, ai livelli, non voglio dire nazionali, comunque insomma a un certo livello. Plastica o legno, che differenze ci sono? Ma c'è una differenza, diciamo, di lavorazione. Il legno è più, diciamo, rende molto di più, come possiamo vedere qua sulle navi, sui velieri antichi, che effettivamente erano tutti in legno. Riprodurre un aereo in legno o una un carro armato, diciamo, o un mezzo militare in legno è già molto più proibitivo, in quanto un trattamento ben particolare della plastica rende molto più l'idea rende molto più l'idea del metallo che non il legno, capisci? A parte le navi, che sono molto d'effetto e fanno molto arredamento, ma perché si è scelto proprio la parte militare, aerei, mezzi, corazzati? Ma abbiamo anche delle auto civili, dei mezzi civili quest'anno. Diciamo che generalmente forse perché un po' la passione dell'uomo è di essere un guerrafondaio, non vorrei forse tirarmi le ire di qualche ben pensante o comunque fatto sta che la miniaturizzazione militare è quella che fin già dai tempi antichi è quella che ha avuto più piede, cioè generalmente si riproduce un mezzo da guerra che non un mezzo civile. Tuttavia, come potete vedere, ci sono anche autovetture dei giorni nostri, ci sono due ritmo, ci sono delle splendide auto in scala abbastanza grande, ci sono anche delle navi civili, vedo dei motoscafi, quindi c'è un po' di tutto. Un bilancio per concludere su questa mostra? Ma io direi un bilancio molto positivo quest'anno, perché dobbiamo ringraziare il club amici, diciamo confratelli del CMPR della sezione di Milano, l'IPMS di Milano, l'IPMS di Vigevano, il CMT di Torino, il gruppo modellistico trentino, il club modellistico della Spezia, che sono i due che sono arrivati più da lontano. Chiedo scusa se ne ho saltato qualcuno, comunque tutto sta a dimostrare che la mostra di Vercelli sta veramente decollando, cioè è nata come una mostra a livello cittadino il primo anno, adesso quest'anno la quarta, siamo già passati a livello nazionale con partecipazioni già di diverse regioni, quindi speriamo ancora in meglio per il prossimo anno.